Ciao, allora innanzitutto buongiorno. Adesso io e Jenny siamo all'Eurospin perché stiamo comprando la colazione. Jenny ha già scelto, vuole questo cornetto con il cioccolato. Ovviamente deve prendere il migliore, anche se per me sono tutti uguali, cioè non cambiano. Io ho scelto questa pizza perché voglio qualcosa di salato. Di solito quando prendo la pizza la prendo sempre al forno e non qui, perché se devo essere sincera preferisco più quella, però anche questa è buona, dai. Poi per mia mamma prendiamo questo cornetto con la crema e ovviamente anche qui Jenny deve scegliere il migliore. C'è anche il cornetto all'albicocca, ma non l'ho mai provato. Qualche volta lo prenderò, tanto per cambiare. Comunque nel frattempo Jenny si sta litigando con il guanto. Questa è la pizza che ho scelto io. Poi ci sono anche le pizze ripiene con il salame e quelle ripiene ai quattro formaggi. Questa bianca non l'ho mai provata, la prenderò. Per Salvatore invece abbiamo preso sempre la pizza ai quattro formaggi bianca, però questa l'abbiamo presa al bancone dove fanno i formaggi perché lì vendono anche cose di rosticceria. Infatti, da come potete vedere, quella pizza è diversa dalla mia. Comunque, Jenny ha già iniziato a mangiare in macchina. Poi, finalmente, siamo arrivati al mare. Questa mattina siamo arrivati più tardi rispetto al solito, perché, come sapete, noi scendiamo al mare presto, però stamattina siamo arrivati più o meno verso le 9, 9 e mezza, perché abbiamo fatto delle cose prima. Adesso vi farò vedere il mare. Ovviamente non posso farvi vedere tanto perché stamattina ci sono già tantissime persone e sinceramente non mi va di riprenderle e quindi preferisco fare queste riprese. Ma tanto comunque il mare si vede lo stesso, guardate com'è bello. Poi stamattina è pulitissimo e comunque non è neanche tanto fredda l'acqua, quindi mi sa che farò subito il bagno. E poi come ogni mattina qui a Catanzaro fa davvero caldo. Infatti in questi giorni io la notte dormo pochissimo. Vi posso assicurare che nel letto non si può stare, cioè neanche se mettete il ventilatore fa davvero tanto caldo. Comunque a parte questo nel frattempo mia mamma ha messo gli ombrelloni. Poi finalmente è arrivata l'ora di pranzo. Oggi mangiamo questi panini. Guardate come sono croccanti. Li abbiamo comprati stamattina all'Eurospin. Quindi oggi non ho ordinato nulla. Se devo essere sincera, mi fa piacere tornare a comprare i panini come facevamo una volta. Comunque, per i panini abbiamo comprato le olive verdi. Abbiamo scelto apposta quelle senza il nocciolo. Poi vabbè, quello era un bastoncino con le olive. Dopo abbiamo preso anche la provola a fettine e poi come affettato abbiamo scelto il capicollo per Jenny e per me, per Salvatore e per mia mamma abbiamo scelto il prosciutto crudo. Mio padre ieri ha comprato anche le bibite. Ovviamente non è la Coca-Cola originale, ma è buona lo stesso. Lo sapete che noi compriamo queste bibite spesso, perché comunque sono convenienti e poi ci stanno, le mettiamo nel frigo la sera prima e poi le portiamo il giorno dopo in questa borsa termica e quindi sono buone, dai, fresche ci sta. Sicuramente non possiamo comprare ogni giorno 2,50 € di bibita al Lido, quindi magari per risparmiare facciamo così. Comunque adesso mia mamma sta iniziando a fare i primi panini. Noi abbiamo comprato questa confezione da 5 panini, ma in realtà lo sapete, mio padre non viene al mare con noi, quindi lui mangia a casa e noi mangiamo qui al mare, quindi praticamente avanza un panino. Sicuramente poi quello lo divideremo, oppure lo lasciamo e lo portiamo a casa se nessuno lo vuole. Comunque questo primo panino che sta preparando mia mamma è per mio fratello. Nel suo mette la provola e il prosciutto crudo. In quello di Jenny poi metteremo solo capicollo perché a lei non piace la provola così. Invece in quello mio e in quello di mia mamma metteremo prosciutto crudo, provola e olive. Anzi no, scusate, in quello di Jenny metteremo anche le olive. Mi ero un attimo dimenticata delle olive. Se devo essere proprio sincera, io preferisco più i panini alla piastra, ma ovviamente qui al mare non possiamo prepararli nella piastra e quindi non fa niente, lo mangerò così. Di solito a mia mamma non piace tanto il prosciutto crudo perché dice che è troppo salato, infatti per lei prendiamo sempre il prosciutto cotto, ma questa volta ha mangiato insieme a noi il prosciutto crudo. Guardate com'è enorme questo panino.
Allora, noi siamo arrivate a casa e io praticamente ho dovuto rilavare i capelli perché, cioè, erano orrendi. Ho dovuto utilizzare lo shampoo, dato che, vabbè, lo sapete, ovviamente se vi fate la doccia al Lido, lì non si può utilizzare lo shampoo e quindi tu per forza poi devi rilavarli a casa. Io Solo invece che no, ho fatto Jenny un'altra no. cosa. Praticamente ho messo un po' di Spiego. crema, un po' di shampoo, no, lo shampoo no, solo un po' di crema e lo sciacquati con una bottiglia prima di andare a fare la Sì, doccia. lei fa sempre così, Sì, praticamente li perché sciacqua prima con una a bottiglia. parte che mi vedo nuvida perché sto morendo di caldo, però lasciamo stare. Perché così, non lo so, sono più puliti rispetto a te che non ti metti Sì, niente, no, allora, stavo ecco. Quindi non dicendo, perdo tempo a c'è stato casa. un piccolo problemino perché praticamente in questi giorni non c'era acqua a casa e quindi noi siamo, cioè, stati costretti a fare la doccia solo lì, a Lido. E niente, cioè, praticamente io in 2 giorni avevo davvero dei capelli proprio brutti, brutti, brutti. E niente, adesso ho fatto lo shampoo, anche se adesso non è che sono proprio bellissimi Vabbè, così. ma Però è tu non estate, io lo tanto li tengo raccolti inoltre, cioè, quindi non lo so, non mi interessa più di tanto in questo momento. A parte questo, allora io adesso per finire di registrare il video, stavo cercando praticamente quel coso, come possiamo chiamarlo? Cioè, Il palo per i selfie si sì, il chiama. palo per i selfie, ma l'ho perso, cioè non so dov'è, non ho la minima idea di dove sia in questo Forse in questo momento. cassetto. L'ho cercato un po' ovunque, nella borsa del mare non c'è. L'ha Qua. trovato forse Jenny? No, cioè, perché in quella borsa? Io non ho messo nulla in quella borsa. Vabbè, comunque No, ho non c'è. perso questo palo e non lo so, forse l'avrò lasciato sulla spiaggia da qualche parte, ma sicuramente sarà buttato lì, magari l'avranno preso qualcuno, cioè non c'è niente Ma no, ma sulla quindi spiaggia. l'abbiamo utilizzato l'ultima volta a casa. Hai E allora fatto sarà da qualche parte a casa, l'altra serie non lo i video, hai so. fatto, e se l'hai lasciato sulla spiaggia, se come si è teletrasportato. Non lo so, È un non lo so. po' impossibile, l'hai messo da qualche parte, forse non ti ricordi. Comunque, oggi è stata una bellissima giornata al mare, solo che in questo periodo, cioè, io mi annoio un po' ad andare al mare, forse perché stiamo andando troppe volte. E poi Non è vero, comunque, invece è per non lo me è so, io mi divertente. annoio un pochino. Cioè, No, oggi ad no, no. esempio mi sono un po' annoiata. Io ho Che fatto una cosa abbastanza divertente. hai combinato, cioè? No, niente, abbiamo fatto il mimo, cioè io tipo dovevo dire cosa dovevano mimare, gli altri dovevano indovinare, Perfetto. vabbè, una cosa, un giro così. Che poi poverina Jenny in questo periodo non sta neanche giocando a pallavolo con i suoi amici, perché tutti giocano a pallavolo, ma lei non può giocare Vabbè, per il fatto delle unghie. io faccio Sì. l'arbitro della racchetta palle, adesso mi hanno dato un altro soprannome, la cheerleader. Sì, praticamente c'è, cioè, qualche volta me la farò vedere. Praticamente lei fa l'arbitro, come ha detto Jenny, e gli altri giocano, cioè li guarda, perché non può Certo, giocare per il vabbè, fatto delle l'arbitro unghie. è un buon cosa, un buon ruolo, perché io posso ammonire e togliere le persone Ah, a dal proposito gioco. delle unghie, questa settimana finalmente le cambieremo e poi ovviamente vi farò vedere come le faremo. Ovviamente Sì. le lascerò così perché è l'ultima volta che le posso tenere così tanto Io non lo lunghe, so, perché sicuramente le poi, accorcio. no, vabbè, un pochettino le accorcio pure io, però siccome poi vado a scuola le accorcio di più, non le tengo così lunghe, Va quindi bene. per Allora, questo direi mese ci possiamo che sbizzarrire. per il momento possiamo salutare. Cioè, Ciao. abbiamo finito qui. Vi abbiamo fatto vedere tutto quello che abbiamo fatto durante la mattinata. La finisci con questo maialino? Non è vero, è Vabbè. carino. Diteglielo, è Sì, carino. bellissimo. Possiamo salutare, dai, Jenny. Ciao. Ciao!